Questa mattina i finanzieri del nucleo speciale di Polizia Valutaria sono entrati nella filiale di Banca Etruria di Civitavecchia, la stessa a cui si era affidato Luigino D'Angelo, il pensionato che si è suicidato lo scorso 28 novembre dopo aver scoperto l'azzeramento del suo capitale, 110.000 euro investiti in obbligazioni su consiglio del suo istituto di credito. Si sta cercando di far luce sulla vicenda, indagando adesso anche per istigazione al suicidio e per truffa. Gli inquirenti vogliono capire se l'uomo sia stato raggirato, ingannato, se a sua insaputa gli sono stati venduti titoli subordinati ad alto rischio senza che lui avesse dato il consenso. Ma il pensionato di Civitavecchia non è l'unico ad essere stato imbrogliato. Sono tanti coloro che hanno perso i soldi investiti nelle ormai famose obbligazioni delle quattro banche salvate per decreto dal governo, oltre a Banca Etruria anche Banca Marche, Cari Chieti e Cari Ferrara. Più di 10.500, ma alcuni di questi potranno essere risarciti anche dell'intero capitale. Soprattutto chi, la stima è di circa 1.000 persone, aveva un patrimonio inferiore ai 100.000 euro, di cui oltre la metà investito in obbligazioni subordinate non conformi al proprio profilo e al portafoglio iniziale. I dettagli degli arbitrati per i risarcimenti, che saranno gestiti dall'Agenzia Anticorruzione presieduta da Raffaele Cantone, verranno fissati nel decreto che il Ministero dell'Economia dovrà emanare entro marzo. Servono tempi brevissimi, dice il presidente della Consub Giuseppe Vegas, stessa linea anche per il governatore di Banca Italia Ignazio Visco e per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E sul salvataggio delle quattro banche continua il botta e risposta e lo scarico di responsabilità tra Bruxelles e governo italiano. Spunta una lettera datata 19 novembre, tre giorni prima del decreto salvabanche, in cui la Commissione europea mette nero su bianco il suo no all'utilizzo del fondo interbancario di tutela dei depositi.